parleremo subito, ma prima vorrei farvi vedere questo servizio che ha realizzato per noi Giada Valdannini, che è andata ad Amatrice e ha visto qual era la situazione. Ce lo guardiamo e poi cominciamo a ragionare su questo tema. Tanto vento, rumore e che non finiva mai. Sembrava un, non so, che stava finendo il mondo. Noi abbiamo perso tutto, la casa, gli affetti, ma il terremoto non ci ha tolto solo la casa, ci ha distrutto dentro. Le nostre famiglie sono ormai decimate. Io ho perso mio fratello, mia cognata, una nipote di 18 anni e i miei suoceri. Gli elicotteri che salivano e scendevano perché portavano morti, che portavano all'ospedale. E questo sempre un... c'ho sempre questo ricordo. Ancora non si riparte. Se andiamo a vedere, stiamo ancora come 2 anni fa, che ci hanno dato le casette, sì, ma le macerie ci stanno e ancora ce ne stanno tante. Il momento credo che sia il più difficile di tutti, perché è il momento del trapasso tra la fine dell'emergenza e, diciamo, chiamiamola la ricostruzione, nel senso che adesso la gente ha chiaro che purtroppo per un certo numero di anni vivrà in questa situazione temporanea, quindi c'è un po' di agitazione. Quanta parte delle macerie è stata rimossa? Ormai siamo arrivati intorno al 60-70%, quello che è importante è che ci sono comunque emesse tutte le ordinanze di demolizione e si è cantierizzato l'intero cratere. Quello che stanno facendo sarà pure giusto, i campi sportivi, ecco il trenino che passa, però io credo ci serva qualcuno che dica domani ricominciamo a costruire. E non se ne parla, non se ne sente, nessuno dice niente. Nell'arco dei mesi ci sono stati molti abbattimenti, rimozioni delle macerie, ma la ricostruzione vera e propria quando parte? Le macerie sicuramente sono stati uno dei rallentamenti importanti, perché è chiaro che vedere le macerie significa non avere stimoli per andare avanti. Adesso c'è un programma abbastanza definito, il centro dovrebbe finire tra ottobre e novembre e le frazioni entro febbraio del prossimo anno. Che ci sarebbe bisogno secondo lei oggi? E ci sarebbe bisogno magari dell'ospedale, sa, non abbiamo proprio tutti i servizi necessari. Certo, quello che abbiamo bisogno è di uno Stato che ci stimola, concretamente significa affrontare quegli ultimi temi che mancano, il snellimento delle gare, il snellimento della burocrazia, alcune norme che semplificano le domande dei privati, il mondo economico. Lei ha un'attività, sta ripartendo, è ripartita? Sì, siamo ripartiti con molte difficoltà, però ce la dobbiamo fare. La nostra economia si teneva soprattutto con le seconde case. Ci sono almeno 80 attività da Amatrice, perciò siamo tanti. E non so quanti riusciranno effettivamente a rimanere anche d'inverno. Proviamo a fare una stima, se doveste in proiezione pensare quanti anni ci possano volere per la ricostruzione del centro storico, su che tempi ci muoviamo? Il nostro borgo era uno dei borghi più belli d'Italia. Se farà parte di un percorso di ricostruzione, forse una sfida la più grande che ci sia mai stata, che non può essere solo di Amatrice, ma quasi nazionale, forse anche oltre i confini nazionali. Io penso che lì dobbiamo ragionare ovviamente almeno nella decina d'anni.